Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il pubblico l'ha sempre vista bellissima, raffinata, con un sorriso di una intensità unica. Per non parlare degli occhi, degli zigomi. Insomma, un viso armonioso, quello di Vittoria Belvedere. Eppure l'attrice ha dovuto affrontare in passato gli effetti di una malattia, la stessa dell'ex Geffina Manila Nazzaro. Ecco quale punto: nessuno è esente a vita da possibili problemi di salute, neanche i VIP, che anzi ne parlano senza tabù e magari possono essere di incoraggiamento a chi ne soffre. Vittoria Belvedere, per dire, ha fatto i conti con una patologia che è la stessa dell'ex Geffina Manila Nazzaro e di tante altre persone. E avrebbe parlato di alterazione del viso. Vittoria Belvedere e Manila Nazzaro. Ci sono malattie che, in effetti, costringono ad affrontare tanti sintomi, situazioni, disagi, talvolta con effetti tali da causare difficoltà anche nella vita sociale e lavorativa, specialmente se si è a contatto con il pubblico. Alcune, fortunatamente, sono meno gravi di altre, ma sono comunque esperienze da gestire. Ecco cosa è accaduto alla bellissima attrice, attualmente impegnata in un tour teatrale accanto a Enzo Iacchetti. Vittoria Belvedere, stessa malattia di Manila Nazzaro. È una di quelle attrici in grado di parlare anche solo con la forza espressiva del suo sguardo profondo. Ma da professionista sa essere intensa sia nei ruoli drammatici come in alcune fiction del passato, ad esempio Le ragazze di Piazza di Spagna, ma anche in quelli leggeri e all'insegna dell'umorismo. Che però, attenzione, non significa meno complessi. Anzi, regalare buon umore richiede doti interpretative di grande spessore. Così come di grande spessore è la tournée che in queste settimane la vede impegnata al fianco di Enzo Iacchetti in Bloccati dalla neve, commedia di Peter Quilter sulle avventure esilaranti di due personaggi dal carattere opposto. Brillante, dunque, e sempre bellissima. Ma anche Vittoria Belvedere ha dovuto affrontare un problema di salute. La stessa malattia dell'ex Geffina Manila Nazzaro e di tante altre persone comuni, che porta a una serie di problemi, disagi, difficoltà, fisiche e dal punto di vista delle emozioni. Esistono, fortunatamente, degli specialisti che sanno come gestire tali situazioni e quali percorsi terapeutici suggerire. Ecco di cosa soffrono le due VIP, ha a che fare con la tiroide. Alterazione del viso. Si chiama morbo di Basedow ed è una delle cause più frequenti di ipertiroidismo, con origine autoimmune. Ospite qualche tempo fa di Caterina Balivo Daviani da me Vittoria Belvedere, come riportato anche da Il Sussidiario. Net, ha raccontato della malattia che provoca la fuoriuscita del bulbo oculare e la conseguente alterazione del viso. Anche Manila Nazzaro ha sperimentato gli effetti della malattia, che può provocare, tra l'altro, nervosismo, perdita di peso, tachicardia, problemi intestinali e tanti altri disagi. Entrambe si sono dovute affidare a degli specialisti. Vittoria Belvedere, in particolare, ha raccontato che, mentre era sul set, le è esplosa la tiroide. Fortunatamente, con l'aiuto di medici esperti della materia si può fare fronte alle conseguenze della malattia e, con l'approccio terapeutico più adeguato, avere una vita normale, ricca anche di soddisfazioni personali, sentimentali, professionali. Come, per fare giusto un esempio, il GFV per Manila Nazzaro e la tournée per Vittoria Belvedere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.